Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutte voi. Fratelli e sorelle, si vede dagli occhi e dal respiro che stiamo contenti di essere qui a celebrare questa bella memoria di Suor Nicoli. È vero che facciamo la festa a ottobre, un pochino più popolare, più solenne. Oggi facciamo quella liturgica, quella proprio più raffinata, possiamo dire, vero? Ecco, specialmente per quelle e per quelli che seguono meglio la vita spirituale con più attenzione, guardando meglio anche in profondità la vita e lo spirito e il cuore di Suor Nicoli. Ringrazio tanto tanto Padre Giovannino che ci onora sempre in queste circostanze. Così abbiamo sia Bonaria che ci presenta sì, e festeggiamo insieme anche la memoria di Suor Nicoli. Suor Nicoli nella vita, c'è scritto, andava con questi scavezzacolli quando erano giovani al santuario nuovo che era in costruzione, durato molti anni, era la costruzione del santuario nuovo. E lei li portava sia nel santuario vecchio, ovviamente che quello più antico, ma anche in quello nuovo, li accompagnava a piedi dalla marina fino a questo nuovo santuario. Non so se voi non c'eravate, perché eravate, chiaro, i vostri antenati erano. E quindi lei era presente, e quindi la sentiamo presente anche adesso, anche nella persona, con le sorelle della Mercedes, vero che sono presenti, anche ringraziamo. Bene, offriamo questa Santa Messa perché Suor Nicoli benedica la comunità, le comunità, la Chiesa, la città. Lei ha avuto un grande interesse anche nella città. E nelle parole, spero rapide, brevi, che dirò, ricorderò quello che il Papa ci ha ricordato ieri, facendo un confronto un po' con la figura di Suor Nicoli. Rinnoviamo il pentimento dei nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Signore Dio,
figlio del Padre. Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria in excelsis Deo. Preghiamo. O Dio, che hai donato alla Beata Giuseppina Vergine spirito evangelico e letizia d'animo nell'educare i fanciulli, per sua intercessione concedi anche noi che, imitando le stesse virtù, possiamo annunziare te, vero Padre dei poveri, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, l'amore fraterno resti saldo. Non dimenticate l'ospitalità. Alcuni, praticandola senza saperlo, hanno accolto degli angeli. Ricordatevi dei carcerati come se foste loro compagni di carcere e di quelli che sono maltrattati, perché anche voi avete un corpo. Il matrimonio sia rispettato da tutti e il letto nuziale sia senza macchia. I fornicatori e gli adulteri saranno giudicati da Dio. La vostra condotta sia senza avarizia. Accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto, non avrò paura. Che cosa può farmi l'uomo? Ricordatevi dei vostri capi, i quali vi hanno annunciato la parola di Dio, considerando attentamente l'esito finale della loro vita. Imitate nella fede. Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi e per sempre. Parola di Dio. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me si scatena una guerra, anche allora ho fiducia. Nella sua dimora mi offre riparo nel giorno della sventura.
mi nasconde nel segreto della sua tenda, sopra una roccia mi innalza. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi. Coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza. Alleluia, alleluia, lodate il Signore. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo il re Erode sentì parlare di Gesù, perché il suo nome era diventato famoso. Si diceva: Giovanni il Battista è risorto dai morti e per questo ha il potere di fare prodigio. Altri invece dicevano: è Elia. Altri ancora dicevano: è un profeta, come uno dei profeti. Ma Erode, al sentirne parlare, diceva: quel Giovanni che io ho fatto decapitare è risorto. Proprio Erode, infatti, aveva mandato ad arrestare Giovanni e lo aveva messo in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo, perché l'aveva sposata. Giovanni infatti diceva a Erode: non ti è lecito tenere con te la moglie di tuo fratello. Per questo Erodiade lo odiava e voleva farlo uccidere. Ma non poteva, perché Erode temeva Giovanni sapendolo uomo giusto e santo e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Venne però il giorno propizio, quando Erode, per il suo compleanno, fece un banchetto per i più alti funzionari della sua corte, gli ufficiali dell'esercito e i notabili della Galilea. Entrata la figlia della stessa Erodiade, danzò e piacque Erode ai commensali. Allora il re disse alla fanciulla: chiedimi quello che vuoi e io te lo darò. E le giurò più volte: qualsiasi cosa mi chiederai te la darò, fosse anche la metà del mio regno. Ella uscì e disse alla madre: che cosa devo chiedere? Quella rispose: la testa di Giovanni il Battista. E subito, entrata di corsa dal re, fece la richiesta dicendo: voglio che tu mi dia adesso, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista. Il re, fattosi molto triste, a motivo del giuramento e dei commensali, non volle opporle un rifiuto. E subito il re mandò una guardia e ordinò che gli fosse portata la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò in prigione e ne portò la testa su un vassoio. La diede alla fanciulla e la fanciulla la diede a sua madre.
I discepoli di Giovanni, saputo il fatto, vennero, ne presero il cadavere e lo posero in un sepolcro. Parola del Signore. Vi vedo meglio così. In questi minuti di riflessione vorrei richiamare quello che molti di voi hanno ascoltato ieri, che era l'omelia del Papa per la festa della presentazione al Tempio del Signore. Ma come si sa, alle volte le guardiamo le cose, siamo distratti, siamo impegnati. E io colgo qualche frase, qualche periodo, per questo motivo. Le ascoltiamo queste parole, come poi le cerco di commentarle, come se fossero dette da Suor Nicoli, perché lei le ha personificate benissimo, queste parole che Papa Francesco ha detto ieri. Ma questo lo dico non per diminuire l'autorità, la grandiosità, naturalmente, della parola del Papa, assolutamente, ma neanche per diminuire la testimonianza di Suor Nicoli. E mi sembra che sia una cosa bella che un Papa ancora in via terrestre possa essere accompagnato da una voce celeste. Mi sembra che sia anche non mancanza di dignità questo. Prendendo lo spunto dal canto di Simeone e Anna, il Papa dice: siamo eredi dei nostri anziani, dei nostri antichi, dei nostri avi, che hanno avuto il coraggio di sognare. Pensate su Nicoli, è questo. E come loro, oggi, vogliamo anche noi cantare: Dio non inganna, la speranza in Lui non delude. Dio viene incontro al suo popolo. E vogliamo cantare, addentrandoci nella profezia di Gioele: e fonderò il mio spirito sopra ogni uomo, e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie, le vostre sorelle, le vostre consorelle, i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. Visioni, come dirà poi in tutto il testo, non proprio di quelle classiche spirituali, quelle che ebbe Santa Caterina Laburena per la visione della Madonna, di San Vincenzo. Visioni anche interiori, sogni, ma questi sono più che sogni però. Come sono più dei sogni che noi facciamo di notte quando dormiamo. Ci fa bene, dice il Papa, accogliere il sogno dei nostri padri. Ci fa bene accogliere il sogno di Suor Nicoli. Lei ne ha avuto molti di questi sogni. Per poter profetizzare oggi e ritrovare nuovamente ciò che un giorno ha infiammato il suo cuore, è il nostro cuore, diciamo il Papa. Sogno e profezia insieme, memoria di come sognarono i nostri anziani, i fondatori, tutte le suore, i confratelli, anche di tutte le comunità che ci hanno preceduto. Il Papa sta parlando a 360 gradi, come si dice, vero? Non sta parlando di una comunità, sta parlando della Chiesa, dello Spirito Santo. I nostri padri e madri, e coraggio, memoria di come sognarono i nostri anziani, i nostri padri e madri, e coraggio per portare avanti profeticamente questo sogno. Questa è una frase importante. Per portare avanti un sogno bisogna avere molto coraggio. Ovviamente Santa, la Beata Giuseppina, come la Suor Teresa, le abbiniamo insieme ormai noi, anche se una non è ancora beata, hanno avuto questa grande capacità di portare avanti dei sogni. Questo atteggiamento renderà fecondi, se lo facciamo, noi consacrati, ma soprattutto ci preserverà da una tentazione che può rendere sterile la nostra vita consacrata, la tentazione della sopravvivenza. E qui il periodo diventa lungo, il Papa spiega un po'
cos'è questa sopravvivenza delle comunità religiose. Cercano di chiudersi, vero? Di installarsi a poco dentro di noi questo senso di sopravvivenza. L'atteggiamento della sopravvivenza ci fa diventare reazionari, chiusi, eccetera. Non c'è bisogno di allungarlo questo pensiero. Torniamo al brano evangelico e contempliamo nuovamente la scena, che è quello che ci interessa. Ciò che ha suscitato il canto di lode di Simeone e Anna non è stato certo il guardare se stessi. Se avessero guardato se stessi, dicevano, ormai sono vecchio, Israele non viene, il Messia chissà quando verrà tra 1000 anni. No, non si sono lasciati spingere da questi pensieri. L'analizzare e rivedere la propria situazione personale. Certo, noi non guardiamo la nostra situazione personale pensando che siamo dei profeti, no. Ma ognuno guarda la sua situazione personale. Chi per la salute, chi per le relazioni, chi per i successi, chi per gli insuccessi, e per tanti motivi. Non è stato il rimanere chiusi per paura che potesse capitare loro qualcosa di male. A suscitare il canto, lo chiama il canto di Simeone e Anna, è stata la speranza. Quella speranza, dice Papa Francesco, che li sosteneva nell'anzianità. E dire questa parola, che la speranza sosteneva la loro anzianità, è una parola grande, è un capitolo grande della fede. Quella speranza si è vista realizzata nell'incontro con Gesù di questi due anziani. Quando Maria mette in braccio a Simeone il figlio della promessa, guardate che bella forma di dirlo questo, quando Maria mette in braccio il bambino a Simeone, non c'è scritto questo nel Vangelo, ma glielo dice, prese il bambino, l'ho preso, ma gliel'ha dato la madre in realtà, perché nessuno prende un bambino da una madre che c'è il bambino piccolo, è la madre che è veramente, lei lo offre. Perché la festa della presentazione è la festa dell'offerta della madre, del bambino, verso il padre. Questa è la centralità di questa festa. E quindi giustamente il Papa dice, quando Maria mette in braccio a Simeone il figlio della promessa, l'anziano comincia a cantare, fa una propria liturgia, canta i suoi sogni. Quando mette Gesù in mezzo al suo popolo, questo trova la gioia, mettere Gesù là dove deve stare, in mezzo al suo popolo. Ripeto, il Papa sta parlando a tutta la Chiesa, ma noi possiamo dire, lo metti in mezzo alla famiglia, alla comunità dove sei, al posto di lavoro dove sei. Mettere Gesù là dove deve stare, in mezzo a dove mi trovo io, e dove lavoro io, dove opero io, là. Cerco di mettere Gesù. La missione, in conformità ad ogni carisma particolare, dice più avanti, è quella che ci ricorda che siamo stati invitati a essere lievito di questa massa consacrata, di questa massa concreta. Cioè, non è un distribuire libri su Gesù, o immagini, adesso noi distribuiremo le immagini di San Nicolò, lo facciamo con devozione, con amore, che ci piace, questo anche c'è. Ma non è questo tanto, è di metterlo nel cuore e possibilmente nel cuore degli altri. Questo è il problema, che non è neanche un compito nostro, è un compito dello Spirito Santo. Ma lui lo fa questo, se trova le persone che glielo sanno preparare come terreno. Certamente potranno esserci farine migliori, dice il Papa, sapendo bene quali sono, come sono le congregazioni religiose, la massa concreta della Chiesa. Ma il Signore ci ha invitato a lievitare qui e ora, con le sfide che ci si presentano, con le suore anziane con cui convivi, o con le suore giovani, con le situazioni in cui ti trovi. Quella è la situazione dove noi prendiamo Gesù dalle braccia della madre per cantare un canto di speranza. Non con atteggiamento difensivo,
non mossi dalle nostre paure, purtroppo abbiamo molte paure noi, voi laici forse non lo sapete, ma nella Chiesa ci sono paure, basta leggere i giornali. Ero incerto se fare un piccolo accenno qui, ma se lo dico rapidamente me lo permettete. Una paura oggi gira in web l'opinione di una suora spagnola, la quale sta parlando contro la verginità della Madonna. Andate a cercare in internet, troverete questa roba. Questa deve essere patologica o ha perso qualche vite. Ma dobbiamo ricordare una cosa molto fondamentale, che il problema della verginità della Madonna, che è un dogma di fede, non è una questione di clinica ginecologica, è un atto di fede. Questa suora che non crede nella verginità della Madonna nel senso di clinica ginecologica non può credere neanche che Gesù si sia incarnato, perché sono le due cose, vanno insieme. In realtà questo dogma è come spiegano i padri della Chiesa in un modo figurato, perché non fanno i medici, i clinici, eccetera, come il vetro, quando c'è il vetro spesso, ma c'è il sole fuori, dentro passa il caldo o no? Passa la luce o no? È certo che ci passa. Ecco, il bambino è nato come in quel modo lì, è uscito dal seno della madre, come col caldo del vetro ha prodotto la luce, ed è uscito senza altre conseguenze. Il dogma di fede sta nel credere questo, che ha preservato la sua verginità prima, durante e dopo, senza lederla. Noi oggi facciamo forse meno importanza di questo fattore qua, vero, per la cultura che c'è, eccetera. Però che una religiosa consacrata col velo, non so se il vescovo glielo lascerà ancora o i suoi superiori glielo lasceranno ancora, è una cosa, non dico scandalosa, ma imbecille, ignorante, perché il dogma non riguarda tanto, ripeto, una clinica di medicina, è un atto di fede, è un atto di fede con cui il bambino è uscito dal seno della madre senza violare niente, è come il sole che passa attraverso i vetri, attraverso la luce, riscalda e produce gli effetti. Scusate questa piccola parentesi. E quindi, ecco, non con un atteggiamento difensivo, mettere Gesù in mezzo al suo popolo significa avere un cuore contemplativo. Dobbiamo vedere al di là dei fatti singoli, concreti, avere contemplazione dei misteri, come la Chiesa, i padri della Chiesa, i pontefici, i vescovi, i grandi maestri hanno insegnato, hanno tramandato le dottrine della fede. Naturalmente, aggiunge il Papa ancora questo, non come attivisti della fede. Noi non siamo, ci presentiamo, è vero, attivisti della fede, ci presentiamo attivisti della carità, siamo attivi. Attenzione, noi non siamo attivisti della fede, ma come uomini e donne che sono continuamente perdonati e testimoniano di essere uomini e donne uniti nel battesimo per condividere questa unzione e la consolazione che Dio dà a noi, che è di essere continuamente perdonati. La madre offre questo bambino nelle mani di Simone proprio per questo motivo, perché sia oggetto, sia motivo, sia la causa di perdono per tutta la Chiesa. Accompagniamo Gesù a incontrarsi con il suo popolo, ad essere in mezzo al suo popolo, cioè alla comunità, alla compagnia, alla Chiesa, alla famiglia, dove siamo, non nel lamento o nell'ansietà di chi si è dimenticato di profetizzare. E noi ci dimentichiamo che dobbiamo profetizzare, non solo essere attivisti, perché non si fa carico dei sogni dei suoi padri, ma nella lode e nella serenità, non nell'agitazione, ma nella pazienza di chi confida nello Spirito, Signore dei sogni e della profezia. Sono belle parole del Papa queste, ognuno poi le rilega e le meditiamo.
E in conclusione vi leggo un brano piccolo di Suor Nicoli, proprio sull'incarnazione, che ci aiuta a concludere questa riflessione. Gesù vuole che la sua incarnazione si estenda all'umanità intera, a ciascuno di noi, e ci dona l'Eucaristia, così rimane non solo in mezzo a noi, ma si dà a ciascuno di noi, unisce la sua carne alla nostra, il suo cuore al nostro, la sua anima alla nostra anima, non formando noi nella santa comunione che una sola cosa con Lui ci divinizza. Così Dio ci ha amati. Ecco come Dio ci ama, come vuole che ci amiamo, perché ci ha amato senza misura. Non mettiamo limiti nella nostra carità verso i nostri fratelli. Dio lo vuole. Amatevi come io vi ho amato. Padre, fa che essi siano una sola cosa come io sono una cosa sola con te. Così ha reso i limiti della carità infiniti per farci capire che non avremo mai abbastanza carità. Ogni professione ha un nome che indica l'occupazione di colui che la esercita. La nostra professione è essere figlie della carità. Queste sono parole che la Beata diceva alle seminariste, cioè alle novizie, sono delle istruzioni che lei fece mentre era direttrice del noviziato a Torino. Le suore di parecchi istituti dedicati alle opere buone si chiamano suore di carità, eccetera, ma noi ci chiamiamo figlie della carità, che significa che noi deriviamo dal cuore di Dio. Anche le altre derivano dal cuore di Dio, naturalmente. Bisogna dimostrarlo con le opere. Ecco, chi lo dimostra con le opere, dimostra che ha il cuore che deriva da Dio. Noi dobbiamo essere gli angeli custodi dei poveri. Certo, le figlie della carità hanno un pochino più specificatamente questo carisma e quindi ogni qualvolta essi si indirizzano a noi dobbiamo accoglierli con bontà e nulla risparmiare per soccorrerli nei limiti delle possibilità. Noi non ci apparteniamo più, noi apparteniamo ai poveri, sono parole di San Vincenzo. Tutto il nostro tempo deve essere a loro consacrato. Preghiamo perché queste parole, sia per quelle che sono, diciamo, del mondo vincenziano, ma anche per il bene che possono fare alla Chiesa, ci illuminino e ci aiutino a celebrare meglio non solo la festa di Suor Nicoli, ma anche la festa della presentazione del Signore al Tempio. Facciamo la nostra preghiera dei fedeli, rivolta in particolare a Suor Nicoli. Fratelli e sorelle carissimi, imploriamo la misericordia del Padre per l'intercessione della Beata Suor Giuseppina Nicoli, che ha testimoniato l'adesione a Cristo nell'esercizio della carità eroica. Santifica il tuo popolo, Signore. Santifica il tuo popolo, Signore. Perché la comunità cristiana, santa per la dottrina e per i sacramenti della fede, esprima nella vita dei fedeli e dei pastori la perenne fecondità dello Spirito. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Perché la famiglia consacrata dal patto nuziale diventi scuola di vita evangelica e vivaio di speciali vocazioni al servizio del popolo di Dio. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore.
perché i giovani, portatori di speranza, sentano il desiderio della santità come primavera dello Spirito. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Perché gli inabili, i malati e tutti i sofferenti vivano l'esperienza del dolore in unione con Cristo, medico dei corpi e delle anime. Preghiamo. Santifica il tuo popolo, Signore. Perché lo Spirito Santo doni alla sua Chiesa cuori generosi, capaci di testimoniare il primato della carità, il più grande di tutti i carismi. Preghiamo. Santifica il tuo popolo cristiano. Padre Santo, guarda la tua Chiesa, alle cui mani hai affidato il Vangelo di tuo Figlio. Fa che non le manchi mai il frutto e il segno della santità, perché possa annunziare con la forza dello Spirito la parola che illumina e che salva. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Dio, mirabile nei tuoi santi, accogli questi doni che ti presentiamo nel ricordo della beata Suor Giuseppina Nicoli, e come ti fu gradita la sua testimonianza virginale e di carità, ti sia ben accetta l'offerta del nostro sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Nei tuoi santi che per il regno dei cieli hanno consacrato la vita a Cristo tuo Figlio, noi celebriamo, o Padre, l'iniziativa mirabile del tuo amore, poiché tu riporti l'uomo alla santità della sua prima origine e gli fai pregustare i doni che hai preparati, che prepari nel mondo rinnovato. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria. Thank you.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione. E la meglio della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Arrigo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, la Beata Giuseppina e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Pace. Che faccia venire un'altra pista, deve venire. No, prenda quella, ce n'è una sola. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma soltanto una parola io so. Thank you.
Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con il pane della vita, fa che sull'esempio della beata Suor Giuseppina Nicoli portiamo nel nostro corpo mortale la passione di Cristo Gesù per aderire a te, unico e sommo bene, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Recitiamo insieme, per chi ce l'ha in mano, la preghiera per ottenere la canonizzazione della Beata Suor Giuseppina Nicoli. Dopodiché canteremo i due canti fondamentali della nostra festa. O Dio, Trinità d'amore, tu riveli la tua bontà di Padre attraverso la santità di coloro che sono stati fedeli all'impulso della tua grazia. Ti preghiamo, glorifica la tua serva, Beata Giuseppina Nicoli, con la canonizzazione all'opera della Chiesa, attraverso la grazia che ti chiediamo. Ti preghiamo di rendere la nostra mente, il nostro cuore, la nostra libertà disponibili a seguire il Vangelo del Figlio tuo, con la stessa semplicità e umiltà, carità, con cui hai realizzato Suor Nicoli, per sua intercessione, con l'azione dello Spirito Santo, rinnova la nostra umanità, rendendola aperta alla carità operosa, affinché il mondo sia testimone senza fine. Amo. Facciamo e aspettiamo sotto il canto.